possiamo dire che sicuramente c'è stato un incremento della richiesta di accesso delle donne al centro antiviolenza La Fenice della provincia di Teramo. Il centro antiviolenza si compone di un assistente sociale e di due psicologhe. Attualmente sono 60 le donne prese in carica dalle psicologhe e dal servizio sociale, alle quali è stata fornita anche consulenza legale. Inoltre abbiamo avuto 10 accessi in codice rosso, quindi da parte delle forze dell'ordine e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, presso la struttura protetta gestita dalla provincia di Teramo. Queste donne sono prevalentemente di nazionalità italiana, possiamo dire che il 30% è di nazionalità straniera, ma di tipo comunitario. Quasi tutte hanno figli minori e l'età è sotto i 50 anni. Abbiamo potuto riscontrare che il maggiore fattore di vulnerabilità di questa violenza è la mancanza dello sgancio dalla violenza, deriva dalla mancata indipendenza economica di queste donne, che le pone in una situazione di vulnerabilità. Il supporto che il centro antiviolenza dà nella presa in carico è di orientamento al lavoro, orientamento alla denuncia, vengono attivati dei tirocini formativi pagati dalla provincia, vengono rimborsati dei corsi di formazione attivati dalla provincia, la provincia interviene anche per il pagamento delle utenze, di alcune utenze telefoniche, anche di sostegno dei canoni di locazione. E questo ciò avviene attraverso una valutazione da parte dell'assistente sociale del centro antiviolenza. Sono state attivate anche delle misure, che è quella del reddito di libertà, che va fino a esaurimento fondi, che viene erogato dall'INPS, ed è una misura che viene attivata in accordo tra centro antiviolenza e servizio sociale territoriale. Il centro antiviolenza lavora in rete con tutti i servizi sociali del territorio, e chiaramente, dato l'incremento delle richieste di accesso, sarebbe auspicabile un aumento di risorse. In questo anno possiamo dire che l'aumento dell'emersione delle vittime, abbiamo avuto riscontrato le richieste di accesso soprattutto dalla Val Vibrata, quindi Martinsicuro e l'area interna della Val Vibrata, c'è stato un aumento di vittime segnalate in particolare dal servizio sociale. Nel carcere di Teramo il problema è fortemente sentito. E lo affrontiamo tutti i giorni, e ringraziamo però la comunità teramana per questo evento che ci viene donato il 25 novembre, lunedì prossimo. E la ringrazio veramente sentitamente, sia a livello personale che proprio istituzionale, perché è una testimonianza concreta di come la comunità senta il carcere, le problematiche del carcere e quindi anche quella della violenza, come appartenenti alla comunità. Ecco, questo è il messaggio che io vorrei dare prima di passare poi la parola al team del carcere. Il carcere fa parte della comunità, appartiene alla comunità, non è cosa altra, non è altro. Il carcere interviene quando tutta la comunità ha fallito, potremmo dire, però la comunità molto può fare per recuperare il fallimento. La condizione detentiva è una rappresentazione della società civile, quindi vi è la rappresentanza un po' di tutti i generi di reati. Chiaro che spesso, almeno quello che ho notato, è che spesso le donne si legano a uomini proprio per l'ambito affettivo, la delicatezza di questi legami affettivi molto disfunzionali magari, e quindi spesse volte arrivano al carcere in situazioni di maltrattamento, di abuso. E in conseguenza a questo, anche perché, come diceva il comandante, sono anche molto meno la presenza delle donne in carcere, ma quelle che ci sono portano con loro un dolore veramente grande. Poi l'emotività femminile si sa che è diversa, è gestita in modo diverso generalmente. Di conseguenza sono molto impegnative anche per la presenza di figli, gestire poi insieme agli altri operatori e i servizi le problematiche che ne conseguono, ecco, questo un po'. Quindi questo momento di attenzione della società civile è veramente molto molto importante, quindi siamo molto contenti di accogliere queste iniziative per tutta la comunità carceraria, ma sicuramente per le donne detenute ancora di più. La CPO, ovviamente provinciale di Teramo, è sempre attiva ovviamente sul territorio con diverse iniziative, in particolar modo quella del 25 novembre, appunto per ricordare la lotta contro la violenza sulle donne, una giornata internazionale, e quest'anno abbiamo pensato di regalare un momento di coccole alle donne della casa circondariale di Castrogno di Teramo, per regalare appunto questo momento di bellezza, grazie anche al sussidio e all'apporto dei professioniste, quali parrucchiere ed estetiste, che ci aiuteranno
in questo regalo, e con l'occasione andremo a regalare anche dei prodotti di bellezza offerti gentilmente, donati dalla farmacia veterinaria, parafarmacia Farmavet di Teramo, che noi ringraziamo ovviamente, perché vediamo che c'è molto riscontro da parte della cittadinanza con diversi contributi e presenza attiva. Quindi questo è un risultato positivo e ottimo, perché significa che l'iniziativa di sensibilizzazione sta andando avanti ed è sempre un crescendo.